Buongiorno a tutti, proseguiamo le nostre pillole di esplorazione del tetracordo che si trova al di sotto del Do. E oggi facciamo particolarmente attenzione al suono che si trova immediatamente sotto il Do, il Si, è distante un solo semitono e presto scopriremo di chiamarlo nel nostro metodo Ti. E non sì. È un suono sensibile all'attrazione della tonica. Quando arriva lì, la melodia tende a concludere sulla tonica e per questo in antichità veniva anche chiamato sub finalis, sotto la nota finale. Parleremo di queste cose un pochino di più al termine della pillola e nel dietro le quinte. Faremo con questo intervallo Si Sol o Ti Sol. In questa tessitura faremo degli esercizi sulle dita, tornerà la lettura sulle dita a due voci, il canto interrotto e poi qualche gioco di lettura melodica. Andiamo a individuare una tessitura dal Ti al Sol. Do, Ti, poi salgo, Re, Mi, Fa. Sol. E mi interessa andare a cercare, dicevamo, una tessitura che sia bene espressa dal pentagramma, in modo che io rimanga all'interno del pentagramma comodamente a leggere. Provo a cantare questa melodia. Do, ti, do, re, mi, fa, sol. E adesso voglio andare a vedere sulla tastiera cosa significa. Dunque, se io partissi dal C, il mio T sarebbe fuori da questa comodità. Allora vorrei provare da qui a chiamare questo Do. Oh, il Ti è mezzo tono sotto, quindi sarà il tasto nero. Ti, Do, un tono sopra, Re, Mi, non è il tasto F, ma sarà il tasto Mi, Fa e Sol. Quindi se io parto dal suono Di, dovrò toccare due tasti neri. Andiamo a vedere cosa significa. Dunque, parto dal suono D, io so che qui c'è il suono C, quindi parto da questo suono che chiamo Do. Il Si, abbiamo visto, ricordate che è un tasto nero, quindi con il diesis. Do, Re, il Mi era di nuovo un tasto nero, Mi, Fa, Sol. Con la tastiera prendo un suono Di. Do, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tutti i suoni Ti e tutti i suoni Mi avranno un diesis e ricordate, possiamo anche scriverlo così, che tutti i C sono diesis, tutti gli F sono diesis, ricordate, ci siamo detti che il suono che noi abbiamo individuato era qui e qui. E poi c'è una convenzione che vedremo più avanti per cui si mettono nella posizione più acuta del pentagramma. Allora, se io all'inizio, come per l'algebra, se io all'inizio metto i due segni, vuol dire che saranno sempre diesis, tranne indicazioni poi occasionali. E
potrò scrivere in questo modo senza più dover indicare di volta in volta il diesis. Do ti do re mi fa sol. Riprendiamo allora la lettura sulle dita a una voce. Do, re, ecco invece il canto interrotto. Io conduco la lettura sulle dita, chiudo, proseguiamo mentalmente e poi riprendiamo. Qualche esercizio di lettura melodica a una voce e tornerà anche un esercizio a due voci in cui, come era già successo, vi chiederò di intervenire direttamente. Via do ti do re, do ti do re mi, re sol fa mi, do re do ti do. Esercizio molto semplice. L'estensione Do Sol e il Ti inferiore. Pronti via, Do Ti Do Mi Re Sol Sol Fa Mi Re Mi Do Ti Do Re Do Ti Ti Do Do Re Re Do Ti Do Re Mi Fa Sol Ti Do. Questo canto ha una particolarità, ne abbiamo già parlato in passato, ma le abbiamo viste poco, quella nota bianca col punto, che significa che il suono vale tre impulsi. A un certo punto ci sarà anche quella nota legata ad un'altra che prolunga ancora la durata. Chissà se qualcuno lo riconosce. Mi, re, do, sol, 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 mi, do, ti, re, fa. Sol, 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 do, mi, re, mi, re.
un canto a due voci. Anche questo è basato sul pedale Do, Ti, Do, però questa volta il pedale viene cantato un po' dalla seconda voce e un po' dalla prima. Pronti via, Do, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Mi, Re, Do, Ti, Do, Ti, 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 Do. Pronti via, Do, Do, Ti, Ti, Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Sol, Sol, Fa, Mi. Pronti via, Do, Do, Sol, Do, Sol, Ti, Fa, Mi, Ti, Re, Mi. Do, Sol, Sol, Fa, Do. Pronti via, Do, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Mi, Re. Mi, Re, Do, Sol, Sol, Fa, Do. Pronti via. Do, Do, Ti, Ti, Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Sol, Sol, Fa, Mi. Pronti via, Do, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re. Eccoci alla conclusione di questa pillola dedicata alla sensibile, al si o ti, che troviamo appena al di sotto della tonica. Abbiamo fatto dei giochi di educazione dell'orecchio, qualche lettura melodica e cantato anche un pochino a due voci. Per chi fosse interessato a approfondire, ci vediamo dietro le quinte. Grazie, alla prossima! Ancora qualche parola sul si. Dicevamo prima che ha due nomi, il suo nome nell'ambito della tonalità è sensibile, ma è anche conosciuto come subfinalis. Sono due nomi molto importanti. Beh, subfinalis è abbastanza chiaro, significa che è appena sotto la nota finale che accompagna la conclusione della frase. Sensibile ci dice invece che è un suono sensibile al contesto. Ricorderete le pillole in cui abbiamo introdotto le alterazioni che servivano per uscire dalla situazione di tritono? E talvolta per innalzare qualche suono perché portasse alla conclusione. Allora, talvolta la sensibile è innalzata per farci sentire che la frase finisce, magari con un diesis. E quando parleremo in futuro di sensibile abbassata, vi ricordate quando questo beh diventa molle, vuol dire che staremo uscendo dalla nostra tonalità e andando verso una nuova tonica.